Abbiamo delle cose da trasportare con odio, con tedio, con fatica, con superfetazione. Oggi doveva essere una giornata molto calda, e invece no, invece meno. Quindi fatichiamo trasportando oggettistica, mentre rumori ci accompagnano. Trasportiamo oggetti nel dolore, inciampando. Oggetti che vedrete in un prossimo video, anzi, oserei dire in una serie di prossimi video, tra cui anche questo. E ne parleremo dopo. Lo metto lì. Abbiamo anche una scatola di troiate, una borsa di troiate per essere precisi, troiate di vario tipo, tra cui una misteriosa che vedremo. E quindi portiamo anche questa spazzatura con noi sotto il sole di questa domenica maledetta. Però devo dire che c'è un venticello non male, e quindi riusciamo a fare questa movimentazione merci in modo soddisfacente. La nostra panda si è comportata molto bene. Il ritorno da Cosenza. Ecco, metteremo così. Il ritorno da Cosenza è stato veramente senza problemi. Questo è un video breve. Ho intenzione di non fare molto montaggio, per cui lo monterò in sequenza così, girato in camera. Ora devo prendere questa cassa, che contiene vecchi media, vecchi dischetti di recupero usati, che sono utili per il museo, per le nostre attività al Museo dell'Informatica Funzionante, che riprenderanno quanto prima, perché mi sono rotto il cazzo e devono assolutamente riprendere l'attività. Ora sto cercando un sistema per prendere questa scatola con una mano, ma non credo di avere... No, non ho gli adeguati accessori, quindi poggerò la telecamera sulla scatola e la trasporterò così. Ecco, in questo modo, dal punto di vista della scatola, voi vedrete questa ripresa. Questo è grande cinema, queste inquadrature, inquadrature audaci dal punto di vista di una scatola di floppy disk. Chi l'avrebbe mai detto? Vi faccio questo regalo. Ecco, ecco fatto. E ho caricato con... con fatica queste scatole. Ma adesso entriamo in auto, moriamo di caldo e parliamo di quello di cui vi devo parlare. Per farlo farò così e girerò dall'altro lato, per una questione di... per fare le cose in modo più gotowi. Ecco, qualcuno ha chiuso qua. Ci sono diverse cose che devo mettere a posto in quest'auto, a parte lo spazio. Comunque, l'altro giorno mi trovavo alla Lidl
e ho visto alcuni oggetti. Ora, la mia auto ha delle dotazioni di survival che forse qualcuno avrà notato mentre sto rovesciando la cassa con i dischetti. Basta. Io ho delle dotazioni di survival, tra cui un sacco a pelo, 15 gradi, è una cagata praticamente, non serve un cazzo, ma in caso di emergenza non si sa mai. E ho una tenda, che ricordavo sinceramente più piccola, ma è comunque una tenda molto comoda per due persone, ci si sta discretamente bene. Due persone di altezza nana. Io ci sto comodo da solo, due persone nane ci stanno bene e pesa solo 3 kg, meno di 3 kg, 2,9. Non la fanno più questa Quechua T2 Ultra Light. Non so se esiste qualcosa di meglio. L'ho usata diverse volte negli hack meeting. Qui dentro c'è anche un kit per la purificazione dell'acqua, se casomai dovessi bere il mio piscio. Sacco a pelo. Mentre qui abbiamo delle cagate, secondo me inutili, ma ce le ho. Tra cui una tazza del cazzo Decathlon, una pentola, un pentolino con coperchio e forchetta e coltello di plastica, sempre Decathlon. Il resto sono cazzate della Panda, tipo una corda per legare carichi, eccetera. Ora, io mi sono trovato davanti l'altro giorno a questo che sembra un oggetto interessante, è uno zainetto e ho deciso di prenderlo perché costava veramente un cazzo, meno di 15 euro. Ed è questo, è fatto in plastica totalmente riciclata. E ho buttato via lo scontrino di garanzia, ovviamente perché sono un coglione, ma è garantito 3 anni, ma non per me, perché ho buttato lo scontrino. Comunque, visto che sono stato così coglione, non posso far altro che accettare questa cosa. Ora, mi piacerebbe togliere questa etichetta. Ecco, con la violenza, spaccandomi un dito. E qui c'è la caratteristica di questo zaino, che è una cosa molto clever, tra l'altro, oltre ad avere varie tasche. Questa cinta per la vita, io non le ho mai usate, di solito queste le taglio qui e le levo dal cazzo, perché sono solo una rottura di coglioni. Mi hanno sempre solo dato un gran fastidio. Però vedo che c'è una tasca qui e quindi può essere interessante magari richiuderla in questo modo. Va bene, si vedrà. Poi ribadisco che ha delle cose interessanti. Qui c'è un taschino sopra per metterci le gomme da masticare e le famose gomme da masticarsi, si mettono qua. Documenti, roba da prendere al volo così. Qui c'è un buco per fare passare il tubicino per l'acqua, il buco è all'incirca qua, però non ha una vera sacca scrotale per l'acqua, perché ha solamente una tasca grande sopra in cima, che è questa. Questa è la taschina che vi dicevo, e qua non so che cazzo vogliono dire tutti questi segni qua. Quindi, yes, no. We don't need help. Yes, we need signal to aircraft. Ah, i segnali per aerei. Se fai così è un saluto. Se fai così ho bisogno d'aiuto. Se fai così è vaffanculo invece. Va bene. Come dicevo, non c'è una tasca interna per mettere la sacca per bere, però c'è il passaggio per far uscire il tubicino qui. E quindi non c'è un vero e proprio alloggiamento per la taschetta dell'acqua. C'è questo che ci puoi mettere le cagate dentro, ma dentro è un vano unico, non ci sono altre tasche. Questo sembra interessante perché ci puoi mettere una bottiglietta d'acqua. Qui ci sono altre due tasche laterali a rete, una di qua e una di là. E poi qua sotto c'è una cosa molto clever, molto carina, che è l'antipioggia per lo zaino. Quindi quando piove lui non è impermeabile, ci metti su questa copertura. E potete anche mettervelo in testa, sembra uno di quei cappelli militari israeliani, per cui in questo momento io provo orrore nel vederlo, però lo rimetto qua e usiamolo solamente come
come copertura per lo zaino, che forse è meglio. Dunque, cosa c'è di altro? Ah, il contenuto dello zaino, perché ho preso anche un'altra roba mentre c'ero, ma però mentre che, intanto ho preso questo che mi è sempre servito. Serve a buscare il satellite, è un ricevitore, un cercasatellite, un satellite finder. Mi è sempre servito, l'ho visto, costava pochi euro, l'ho preso. Oh, finalmente posso regolarmi l'antenna del satellite per quel poco che la uso. In modo, spero, semplice. Ma poi ho trovato questo, che è un sacchino a pelino, piccolino, anche lui di emergenza. Intanto non è a misura nani, perché è lungo 2,20 m. Finalmente un sacco a pelo che non è misura nano. E poi sembra veramente carino, perché leggo che è, diciamo, la temperatura di comfort sembra essere 10 gradi, 10 gradi, 13, 10, diciamo si può sopravvivere fino a zero. E dico sopravvivere vuol dire che si sta veramente, si vive nel fastidio della vita. E anche questa è una garanzia che ho buttato via, perché sono un coglione. Soprattutto è molto piccolo. E quindi siccome in questa macchina spesso ci viaggiamo in due, io penso che sia bene avere due sacchi a pelo, non si sa mai. Garanzia di 3 anni che ho buttato via. E poi qua abbiamo un foglio di istruzioni dello zaino che butterò via. Ora, io speravo di poter mettere in questo zaino, speravo di poterci mettere la tenda, il sacco a pelo e qualche altra troiata. Sì, dovrebbero entrarci secondo me. Però poi forse non ci entra più qui sotto. Vediamo. Facciamo una prova. Ok, c'è un caldo pazzesco. Io sono riuscito a far entrare nello zaino la tenda, il sacco a pelo, la tazza e quella specie di contenitore di pentola con le cose per cucinare, però a questo punto non c'entra più niente. C'è un po' di spazio libero qua. Sicuramente potrei fare di meglio. Dal punto di vista della sopravvivenza potrei eliminare la pentola e potrei usare tranquillamente un, che cazzo ne so, la tazzina stessa per cucinarci dentro. Però è tutto qui. Vediamo se ci sta qua. E non mi pare che ci entri proprio preciso, però se ci stesse così, forse in questo modo, chi lo sa. Vediamo. Perché io qua ho, la cosa che rompe più il cazzo qui è la pentola, il pentolino. E questo non si chiuderà, infatti rimane su e quindi non posso metterlo così. Posso sicuramente mettere questo sacco a pelo qua, e questo sicuramente potrei metterlo per così, e probabilmente con violenza lui si chiude. Beh, dai, non è male. È dietro il sedile. Questa rimane borsa di cagate per la panda. E adesso ho uno zaino in macchina, che non è male. Oppure potrei tenere lo zaino a parte e lasciare la tenda libera. Alla fine è una tenda con la sua borsa. Non lo so, voi cosa ne pensate? Io ne penso che mi sono rotto il cazzo, che c'è troppo caldo. E quindi adesso me ne vado a Fanano. Comunque sì, ho caricato gli oggetti e quindi qui sono a posto. Molto molto bene. Questo è un cavo USB che mi serve.